Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Oramai è estate, quindi turismo all'aria aperta in grande crescita, il turismo della bicicletta, in particolare bicicletta sì, nei passi dolomitici, ma anche nella Val Belluna. E noi, nostro ospite, possiamo definirlo poi il precursore di quello che è stato, che è il grande boom del cicloturismo in Val Belluna, Fulcio Miari. Ciao Ciao, Fulcio, ciao. benvenuto nei nostri studi e grazie di Grazie. aver accettato il nostro invito. A te. Allora, Fulcio è un bellissimo agriturismo a Modolo e è nata l'idea, la tua passione per la bicicletta e per i viaggi con la Per il bicicletta viaggio, ti sì. hanno portato, diciamo così, a ideare il grande anello bellunese. Partiamo un po' dall'inizio. Com'è nata quindi questa idea che poi capiremo cosa rappresenta perché ha anche dei numeri importanti per il turismo, Fulcio? Sì, la storia è nata che mancava nella Val Belluna un giro da mettere insieme tutti i posti belli, tutte le cose che sono visitabili a piedi e non in macchina. E dopo aver fatto tanti viaggi in Italia e anche all'estero, mi sono accorto di questa mancanza. Abbiamo unito un po' di tracce di amici che erano cavallerizzi, corridori, ciclisti. Messo assieme sentieri, stradine, boschi, prati e siamo riusciti a creare questi 250 km di percorso pedalabile, tutto tracciato con il GPS, da seguire partendo da Belluno. Si va prima verso l'Alpago, si fa tutta la foresta del Cansiglio, si scende, Tambre. Tutta la zona sotto i monti dell'Alpago, che sono fantastici, Eh Col sì. Nudo, Crep Nudo e quant'altro, Pieve e giù la Val Cantuna, dove è passato anche il giro. Si va a Soverzene, su quella meravigliosa ciclabile appena finita, e si gira, questo in grandi linee, Sì, certo. e si gira verso Belluno, e là è la prima metà, diciamo, il primo petalo del giro. Poi, e là normalmente si dorme perché là si hanno Ok. fatti circa 110 km Certo. e 2000 metri di dislivello. Il giorno dopo si riparte e si fa tutta la parte verso il Feltrino che non arriva nella traccia estiva fino a Feltre, si ferma a Busche e ritorna per il castello di Zumelle, anche là scorci incredibili su paesini che non Se no, sono, altrimenti no, non, non probabilmente vai, non verrebbero non conosciuti vai. o visitati. Quindi No. altrettanti 140 km circa per Esatto, il il giorno secondo dopo sono giorno. 140 km, 2500 metri di dislivello e rientri, chiudi il giro con il timbro finisher sul Eccolo qui, il passaporto. passaporto che facciamo vedere. Questo è il passaporto che si ottiene al termine del grande anello Esatto, bellunese questo ti che... viene dato, Sì, perdonami, prego. all'inizio del giro. Ok. Dove tu applichi su ogni checkpoint il timbro, là così, Facciamo vedere dietro, ci ecco. sono sette timbri che sono sette bar, piuttosto che ristoranti o negozi di sport, sono tutti segnati sulla mappa e alla fine, quando hai fatto tutti i tuoi timbri, arrivi all'agriturismo e ti mettiamo il timbro di finisher. Certo. Ed è una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione. Se Quando è nato il GAB, voglio dire, quando è che sei riuscito a mettere insieme tutti questi tasselli? L'abbiamo iniziato ad agosto del 2020, la prima settimana di agosto del 2020 ci sono stati i primi partecipanti, diciamo. Ecco, è un giro gratuito, quindi no? Non c'è Gratuito? iscrizione, No, non no, no, c'è niente, niente, assolutamente, non c'è niente. assolutamente niente. No, Senti, e in base al passaporto, i numeri, Fulcio, perché questa è anche la cosa importante, capire la portata Allora, del Granello Bellunese. intanto stiamo parlando di uno sport che è in Sì. espansione, veramente pazzesca, inimmaginabile. In più, fatto con queste bici gravel che sono anche di moda, per cui Chiaro. è un giro gravel. E i primi anni chiaramente siamo andati crescendo, c'era qualche centinaio di persone. Adesso partono. E io vado anche male a contarli perché non tutti partono
partono dall'agriturismo. Tu puoi partire da Busche, puoi partire da... Ecco, non è che c'è un inizio e una fine. No, la prendi, cioè, questa indicazione, e poi, certo, vai. Puoi partire dove vuoi e fermarti a dormire, chiaramente, dove vuoi. Noi ti diamo una lista di posti raccomandati che ti fanno, okay, anche magari degli sconti, e che sanno l'esigenza di un ciclista, cioè chiudere la bicicletta la notte, pulirla, qualche chiave, i servizi che servono, esatto, chiaramente. Possiamo popolazione. Parlare di qualche migliaio di ciclisti, quindi Pulcio, sì, vabbè, oppure di più? Assolutamente, sì sì, qualche migliaio alla luce di questo mese. Certo, come vengono a scoprirlo questi ciclisti, il grandanello bellunese? Allora, Pulcio? Moltissimi per passaparola. Perché è un giro che ti lascia veramente qualcosa, cioè emozionante. Certo. Io ho dei ritratti nella mente di gente che piange baciando il passaporto, cioè è incredibile, perché certo, fai una cosa impegnativa. Certo, però può essere fatta anche, tu certo, i due giorni per i più allenati, sì, però anche di più, nel senso non c'è un tempo massimo, uno, guarda, può prendersela anche con comodo, giusto? Lì, anche con la bici pedalata assistita, voglio, sì, dire. Sì, tutto, è libero, libertà, puoi farlo in Graziella. Lo fa in Graziella. E io ho il ricordo di una signora che l'ha fatto in 8 giorni, certo, felice come una Pasqua. E ti vediamo con il sorriso a luce negli occhi. Nel tuo agriturismo, ecco, lavori molto con questo tipo di ciclisti che vengono apposta magari per fare il GAB, sì, per capire appunto la portata, perché non ci sono indicazioni, giusto? Con le tracce GPS non vediamo indicazioni sulle strade o sulle stradine. Non c'è niente, tu devi avere la traccia scaricata sul tuo dispositivo, sul tuo telefono. Sì. Con Garmin o con Komoot, dipende da come sei abituato, e la segui, è un navigatore come quello delle macchine, solamente da bicicletta, e segui la traccia e vai, ti guardi intorno e ti fai un'esperienza incredibile. Certo, incredibile. Senti, più ciclisti italiani o esteri? Solo italiani. Solo italiani. Solo italiani. Ma volutamente, perché ancora non, ci sono potenzialità anche per l'estero, Fulcio? Perché tu hai detto il passaparola. Ma il passaparola è una cosa, poi c'è tanto Instagram, Facebook, sì, tutti quei social lavorano molto, lavorano tantissimo, e quindi metti insieme un po' tutto e la gente che è del settore segue quegli argomenti, gli viene fuori la traccia della Valbelluna, insomma. Chiaro. E il successo è tale che è stato fatto anche un anello della Valbelluna, differente però rispetto al tuo, giusto Fulcio? Sì. È un anello un po' più semplice, meno gravel, più stradale, più familiare, cicloturistico, l'ha fatto la FIAB, mi pare. E interessante anche quello, ha delle idee diverse dalle nostre, perché chiaramente loro sono su strade asfaltate, noi le cerchiamo di abolirle il più possibile. Per dirti, nei 250 chilometri ci saranno forse 30 chilometri di asfalto. Il giro FIAB ce ne sono molti di più ed è più per bambini. Chiaro. Diverso, ecco, il GAB però mi sembra di capire che non abbia delle caratteristiche per le quali bisogna essere, diciamo così, avere delle capacità specifiche nel governare la bicicletta, cioè voglio dire, oppure sì. Sarebbe meglio averle. Sarebbe meglio. Sì, magari non essere dei campioni, ma certo, aver già fatto un po' di fuoristrada. Chiaro, chiaro. Quello ci sta. Ci sono dei single track oppure no? Ci sono dei single track facili. Facili, ok. Non c'è mai niente di impossibile, non smonti mai dalla bicicletta, forse metti giù il piede una volta, ma non è pericoloso, però non siamo sull'asfalto. Ecco. Certo. Ecco, una curiosità, il tipo di turista che tu accogli anche in agriturismo, che fa questo giro, che tipo di turista è? Voglio dire, è emozionato da quello che sta facendo, affaticato, empatico, voglio dire, ha delle caratteristiche particolari? Guarda, ne ho visti di tutti i colori. E devo dirti che tutti sono fantastici. Io non ho trovato una persona, stiamo parlando di migliaia di persone, sì, in questi 4 anni, che abbia mai
messo una virgola su quello che gli si dà, su quello che deve fare, sull'organizzazione, perché poi è una cosa molto familiare Certo, casalinga, se certo. E vuoi. comprende quindi forse questo aspetto, che non è Esatto. un'organizzazione E quello imprenditoriale. piace molto perché è easy, è facile, arrivano là, dormono con chi dormono, perché le stanze per i ciclisti sono una sorta di ostello, Chiaro. sono fatte apposta, ma gli va bene tutto, è sportivo, è uno che sa che va a fare una cosa Certo. dove è tutto così easy, facile. Diciamo che se è un ostello dal punto di vista del non lusso, magari quello, la cosa in più è nell'ospitalità del gestore del turismo e nel dialogo, nel senso che tu sei un grande appassionato di biciclette e quindi trovi anche dei punti comuni, no? Sì, Delle affinità, voglio dire. bravo Claudio. Chiacchierate infinite, nottate a parlare di bici, di giri, di rapporti, Kazakistan, Certo. Kirghizistan, Norvegia, passata della gente inimmaginabile, della gente che tu non puoi credere cosa non abbia fatto. Ed è un accrescimento questo, Ma culturale, sì, oltre per che sportivo, me è dallo infinito, mi si è sport. aperto un mondo. E anche questi che vengono, che stanno là, che ascoltano gli altri, che magari sono seduti insieme, che arrivano da chissà dove, e poi magari fanno il giro assieme senza essersi mai visti. Cioè è un mondo fantastico, Bene, senti, davvero. accennavi prima la versione invernale. Scusami, quella estiva arriva fino a Busca e c'è anche una versione invernale, quindi Sì, evidentemente più lunga? no, è più corta perché d'inverno è meglio Sì. fare e soprattutto non fa l'alpago e il Nevegal, Ah, che ok. sull'estivo c'è, e si spinge fino a Feltre, quindi passi anche per il centro di Feltre, via Mezzaterra Feltre, Ok. molto, Ma molto quindi ci carino. sono le tracce GPS sia per la versione Sì, invernale che per quella estiva? Certo, tu scegli. anche d'inverno quindi è frequentato, mi sembra di capire. La versione invernale è più Pazzesco. frequentata quella estiva o quella invernale, Fulci? No, molto più quella estiva, chiaramente. Però da un paio d'anni in qua arriva gente anche d'inverno. Mi parte gente che nevica. Mi dico, dove andate, ragazzi? Tranquilli. No, no, è bello sotto la neve, perché è Certo. un'esperienza anche quella. Poi con la tecnologia oggi ti Sì, vesti e certo. sei caldo. Chiaro. Senti, un'ultima domanda, una curiosità. Ci dicevi italiani, veneti o da altre regioni che Dappertutto, sono? Ah, dappertutto, dappertutto. tutta Italia, tutta Italia. In particolare c'è una regione, è una curiosità, Guarda, magari inaspettata, che dice, ma arriva tanta allora, appassionati del sono Gap. venuti molti bolognesi, molti dell'Emilia, emiliani tanti, veneti, va bene, Padre non della ne bicicletta, parliamo, direi. lombardi, dei liguri, gente da Roma, no, non ho ricordi. Abruzzo, Molise, sì, che vengono anche la settimana prossima, un gruppo di gravellisti, e poi un po' Certo. dappertutto, insomma, questi che sono partiti oggi sono da Prato. È un tipo di turismo, insomma, Oggi ci abbiamo, particolare, sì. definirlo di nicchia e in sviluppo, insomma, tu ci credi per il futuro? Sì, Avrà sempre sì, sì. maggiore. Beh, sai, sì, ormai siamo su quella strada, c'è poco da fare. Benissimo. Fulci, abbiamo terminato il nostro tempo, è stato veramente un grande piacere. Piacere mio. Aver sentito quelle che sono le tue considerazioni su ciò che hai ideato il GAB, Grandanello Bellunese. E allora buona estate, Fulcio. Grazie. E a voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci la prossima settimana.